Stasera ci troviamo qui a Piazza San Pietro e siamo venuti per documentare la storia di Fabrizio e sua moglie, che da un paio di mesi dormono in una tenda qui sotto il colonnato di Piazza San Pietro. E abbiamo provato a chiedere alle persone, ci sono tante altre persone che dormono nei sacchi a pelo e altre nelle tende, di Fabrizio, ma sembrerebbe che Fabrizio e sua moglie ieri mattina, prima lui alle 8 e successivamente alle 11, sua moglie, hanno trovato fortunatamente un posto di lavoro. Quindi evidentemente la trasmissione di Del Debbio ha dato i suoi frutti. Però, come possiamo vedere poi dalle immagini di repertorio, ci sono tantissime altre persone che hanno questo problema e abbiamo voluto intervistare uno di loro per vedere se anche per lui ci saranno le stesse possibilità che sono state date appunto a Fabrizio e sua moglie. Cosa è successo? Lui ha cominciato a lavorare. Ah, ha cominciato a lavorare? Sì, così ha detto a tutti, ha cominciato a lavorare e poi secondo il giorno anche la moglie è andata verso le 11 e vende una macchina con due donne. Ok. E l'ha portato con... non lo so. Ok, quindi è stato risolto il problema. Dice che è andato via ieri? Ieri alle 11 così sono andati. Alle 11 di sera? Lui è partito alle 8 di mattina e lei verso le 11. Alle 11 di sera? Di mattina. Di mattina? Ah, ok, perfetto. Lui è andato al lavoro come è andato un giorno prima. Ok. Sì. E quindi come ha trovato poi come è accaduto? Tramite la trasmissione che c'è stata, che è andata in onda? Non lo so, lui ha avuto un appuntamento con alcuni giornalisti. Sì. Però non lo so se tramite loro hanno trovato lavoro. Ho notato che quando c'è stato il servizio, quello del Debbio che è andato, usato i giornalisti, quelli che hai detto tu poco fa, c'era solo la tenda sua qua. Sì, perché era presto, di pomeriggio. Ah, quindi... Non è arrivato il buio la notte, come arrivano tutti per prepararsi a coricare. Ah, era okay. Presto, verso le 4. Abbiamo anche scritto nell'articolo su meridiananotizia.it che, come abbiamo visto, non è solamente uno il caso, quindi il caso di Fabrizio e sua moglie, ma come possiamo vedere, se riprendiamo, naturalmente ci sono tante situazioni simili a quelle di Fabrizio, che in qualche modo necessitano di trovare delle soluzioni. Di quant'è che stai dentro questa tenda? Qui... Che vivi in tenda? In tenda da 2-3 mesi. 2-3 mesi quindi che questa persona vive in tenda. Anche tu, che cosa è successo? Se ci vuoi raccontare un attimo, insomma, perché sei arrivato a dormire in una tenda? Perché sono arrivato così? Sì, sì. Perché io sono venuto da Sicilia. Ok. Malato con la ernia disco. Sì. Non riuscimmo di andare a prendere da mangiare. Amici mi stava aiutando. E piano piano ho ricominciato a riprendermi, però sempre in questa situazione sono per strada, perché è difficile ricominciare da capo, nessuno ti aiuta. Quindi sono diversi mesi che tu sei in strada, che vivi praticamente? Sono da anni. Anni che vivi? Da anni. Mi sono ripreso, però adesso devi avere fiducia dove vai, con chi vai, attraverso chi vai a trovare qualche lavoro. Ecco, quindi quello che ti serve è questo, cioè, quindi ci servirebbe lavorare in qualche modo. Sì. Okay. Soltanto che non ti puoi fidare. Tanti che ti vuole portare fuori strada, promettono sari e monti. Ecco, questo è un altro dramma, dove poi c'è lo sfruttamento anche delle persone che vivono delle situazioni di disagio, di forte disagio, e quindi naturalmente poi, ecco, magari c'è anche questo dramma che non permette naturalmente di potersi ricreare una vita dignitosa. Sì, quindi sempre devi aspettare fino a quando Dio tutto viene di lassù, se non arriva una persona giusta non puoi fare questo passo. Ecco, noi vorremmo che quello che in qualche modo mi sembra di aver capito è successo a Fabrizio e sua moglie, perché come ci sta dicendo il nostro amico qui, in qualche modo hanno trovato una soluzione attraverso magari la trasmissione televisiva di Dritto Rovescio. Speriamo che ci siano anche altre soluzioni per queste persone che vivono le stesse situazioni di Fabrizio e di sua moglie. Ringraziamo il nostro amico. Anch'io vi ringrazio. Lo so che quello che mi hai messo da una parte, ho fiducia nel Signore che
tutto quello che è mio non me lo può togliere nessuno. Chi ti porta da mangiare, Giorgio? Stasera hai portato qualcuno un po' di pasta e mi sono contentato con questa. Sono arrivati più anche altre persone, però mi è bastato questo. Viene qualcuno, c'è protezione civile, Croce Rossa, vengono qualcuno? Sono passati, sì. Ok. Ci sono gruppi che ognuno ha il suo giorno, che fa il giro. Non è un problema mangiare c'è, soltanto che io resisto in questa situazione fino a quando trovi qualcosa di fiducia. È difficile, se non hai fede, vivi con la paura, se non hai fede. Certo. Se hai fede, sopporti, che non un giorno. Beh, tu nonostante tutto c'hai pure un viso sorridente, quindi c'hai fede. Fede, sì. Grande. Vediamo se si può fare qualcosa, quindi speriamo che qualcuno poi raccolga anche, diciamo, questa diciamo intervista che abbiamo fatto, no? Quindi certo. Come si sono mossi per Fabrizio, insomma, vediamo che ci sia qualcuno che si muova anche per te. Siete sempre gli stessi qua sotto? Sì. Quanto era che stava qua Fabrizio? Da quanto tempo lui stava qua? 2 mesi. Un paio di mesi? Due mesi. Due mesi,